Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Through the Woods. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Allora. Proseguiamo. Qui ci sono un sacco di sti cosi, tra l'altro, di colorazioni molto ma molto vivaci, direi. Queste ancora non abbiamo capito che cosa sono in realtà. C'è aria di tempesta. Proseguiamo per l'unica strada disponibile. Aspetta, fatemi vedere. Ehi. Dove cazzo? Porca troia. Mi sa che... mi sa che ci si è buggato un attimino il mondo. Cioè... ok, io provo a questo punto a ricaricare la partita perché siamo sprofondati nel... Attenzione, non è vero. Guarda qua con quanta prepotenza recuperiamo... il tutto per vedere un balcone vuoto, vero? Vabbè, lascia fare. Andiamo giusti? Beh, penso di sì, solo questa è la strada. Tanto il sole è sorto e noi dov'è che andiamo? Qua. Non lo so se sia la strada giusta o meno. O se stiamo rifacendo il giro. No, forse sì, perché... sì, ok. In realtà non so se sia tipo aria di tempesta o semplicemente qualche bestia che sta facendo dei movimenti che portano... non dico il crollo della montagna, però. Qui ci sono delle ossicine. Sì, sembra più un meccanismo in realtà che una tempesta, no? Mi avvicino anche a questo. Utim. Attenzione, c'è una nave vichinga lì sopra. Holy Christ. Ah, infatti è... the wolf is real. Ma perché quello è il lupo? Scusa, si è mossa tutta la montagna. Che ce fa con un bambino ogni 5 anni? Vabbè, noi proseguiamo perché vorrei effettivamente arrivare a capire. Allora, a parte che dove proseguiamo? Qua. Ah, sì, abbiamo superato una parte della nave, adesso possiamo arrivare più in là. Infatti era questo che si muoveva, non era una tempesta, era proprio la montagna che si muoveva. Ah, le fauci. Onestamente non so se c'è qualche leggenda magari norvegese legata a quello che stiamo vivendo noi nel videogioco. Non lo so, però è, come detto, è intrigante la storia che... stiamo vivendo. Eccoci. Espen!
No, Espen, you don't. There are other children. It doesn't have to be you. Shut your mouth, you fucking coward. He's just doing his job. He's been protecting us, all of us. Look at him. He doesn't want to do it. Espen, I love you. And I'm proud of you. You're very brave. But I don't want you to do this. Please. Please. I need you. I love you, Mom. And I'm proud of Espen. You, too. Espen, no! Cioè, siamo caduti tutti e tre nelle fauci del lupo? Grande salvataggio. Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Through the Woods. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Allora proseguiamo. Qui ci sono un sacco di sti cosi, tra l'altro di colorazioni molto molto vivaci, direi. Queste ancora non abbiamo capito che cosa sono in realtà. C'è aria di tempesta. Proseguiamo per l'unica strada disponibile. Aspetta, fatemi vedere. Ehi, dove cazzo? Porca troia. Mi sa che ci si è buggato un attimino il mondo. Cioè. Ok, io provo a questo punto a ricaricare la partita perché siamo sprofondati nel terreno. Attenzione, non è vero, guarda qua. Provo un altro po'. Vabbè, sono passati un po' di minuti, quindi direi che non funziona. Cioè, dopo aver fracassato la gabbia toracica del bambino, direi che possiamo, olè, anche accettare la cosa a sto punto. È per 5 anni, quindi che fa? Lei è la traghettatrice adesso? Eh sì.
È diventata lei il Nick della situazione. Adesso porterà a lei vari Eric della situazione. Va bene ragazzi. Allora, come detto, vabbè, questo video sarà uscito abbastanza breve, il finale. Però spero che questo Through the Woods vi sia piaciuto. Molto particolare, come detto, tecnicamente diciamo abbastanza bruttino a vedersi, diciamo, con bug, glitch grafici non al massimo, anche se mettete tutta la qualità, diciamo, tutte le opzioni al massimo, comunque avete visto che è abbastanza limitato dal punto di vista tecnico. Però per il resto la storia è abbastanza interessante, non un capolavoro, però un piacevole giocato, un piacevole gioco abbastanza breve, così da spippolare. E io spero che vi sia garbato appunto questa serie. Io continuerò a portarvi anche questi titoli. Voi come sempre fatemi sapere la vostra, seguitemi anche sul secondo canale, perché molto probabilmente poi magari, se ci saranno tante serie sul secondo canale, questi giochi potrebbero trovare più spazio probabilmente, o in live. Quindi seguitemi sia sul secondo canale che su Twitch, e naturalmente anche su Facebook, Instagram, Twitch, Twitter, eccetera eccetera. Noi allora ragazzi ci vediamo con i prossimi video, con le prossime serie. Un saluto a tutti da quel tale Ale.